La paura del Covid ha fatto sì che i genitori non mandassero i figli questa mattina a scuola, anche se è possibile fare dei test antigenici gratuitamente nelle farmacie. Abbiamo incontrato fuori dagli istituti alcuni genitori con i propri figli, ci hanno detto che le classi sono vuote, questa mattina abbiamo deciso di uniformarci e quindi non facciamo, per così dire, entrare i nostri figli a scuola, ma da domani in molti dovranno rientrare perché si deve andare avanti. Ovviamente non tutti i presidi hanno voluto rilasciare la dichiarazione, abbiamo comunque sentito alcuni dirigenti, abbiamo parlato con alcuni di loro, la situazione insomma è molto grave perché, ripeto, gli istituti sono quasi del tutto vuoti. La situazione è questa, oggi la maggior parte, quasi tutta la popolazione scolastica del nostro istituto è assente. La situazione è di grande disagio e di paralizzazione per quello che riguarda le attività didattiche. Noi abbiamo messo in campo tutte le misure previste, in particolare dalla nota interministeriale, la numero 11 dell'8 gennaio 2022. Quindi la scuola si è adeguata a quelli che sono i protocolli di gestione dei casi Covid, però la confusione chiaramente è molto grande e il disagio soprattutto da parte delle famiglie. Cosa hanno detto? Abbiamo incontrato dei genitori che ci hanno accennato al fatto che alcuni non siano venuti perché appunto non erano vaccinati, avevano paura e che ci sia anche la possibilità di fare dei test antigenici. Sì, c'è la possibilità di effettuare gratuitamente questi test rapidi antigenici, questo sicuramente. Le famiglie abbiamo capito che sono molto spaventate e sono anche in difficoltà proprio perché c'è una situazione di grande allarme per quanto riguarda la diffusione del contagio e questo è comprensibile. Dove si possono fare i test, lo sa? Sì, ci sono un elenco di farmacie che sono convenzionate. Gli alunni che sono entrati, sono venuti a scuola, ci avete parlato, cosa vi hanno detto? Sì, sono qui con noi, sono quegli alunni cui i genitori evidentemente hanno scelto di farli andare a scuola, di farli venire a scuola e sono qui con i loro docenti nelle classi. Ovviamente. Chi non è venuto, avete avuto opportunità di parlare con qualcuno che magari era restio oppure era indeciso? No, non abbiamo parlato con nessuno che fosse restio perché molti credo che siano proprio rimasti a casa oggi perché sia stata magari una scelta da parte delle famiglie.